Giovedì, quindi ieri, è uscito appunto un articolo sulla Nazione dove Desideri parla di un progetto ormai già fatto sull'integrazione del nostro ospedale della Croce e Serristori. Allora, io da cittadina e da sindaco sono naturalmente felice del fatto che finalmente chi ha il potere di farlo si sia reso conto che è indispensabile dare una garanzia ai nostri cittadini di servizi di qualità sul territorio. E quindi plaudo a questo cambio improvviso rispetto appunto alle decisioni precedenti appunto del direttore generale e della regione. Quindi tutto ciò che può portare ad un servizio migliore di qualità per i nostri cittadini mi vedrà sempre in prima linea. Rimango però stupita del fatto che debba apprendere come sindaco della lieta notizia a mezzo stampa. Io credo che ritengo in maniera ferma che fosse indispensabile che la conferenza dei sindaci venisse coinvolta a pieno titolo dentro ad una decisione di questo tipo, e invece ci siamo trovati a leggere la notizia sul giornale e non solo quindi a non essere coinvolti, ma non abbiamo neanche ricevuto la delibera dell'11 ottobre dove appunto veniva data nero su bianco notizia dell'accordo interaziendale dell'integrazione appunto dei due ospedali. Allora, alla conferenza dei sindaci ci è stato dato, ve l'ho stampato perché ho richiesto che ci venisse poi dato il materiale in modo tale da osservarlo con attenzione e insomma, perché non volevo fosse un passaggio così. Si è parlato tutto il tempo delle performance e delle prospettive, quindi è stata messa a paragone, diciamo, le performance che l'ospedale ha sostenuto nell'anno 2015 rispetto al primo semestre del 2016 e parlandoci anche in maniera positiva di tutta una serie di, appunto, di dati, di riscontri. Poi nell'ultima pagina, quindi per farvi capire la visibilità che è stata data la notizia, scenari di sviluppo sostenibile dell'assistenza ospedaliera della zona Valdarno, c'è cioè il primo punto che dice integrazione territoriale ed ospedaliere con Filine e Serristori. Però capirete bene che una decisione così importante meritava una conferenza dei sindaci ad hoc, dove venisse illustrata queste linee guida che in teoria a quanto pare hanno già fatto prima di uscire a mezzo stampa, e di sapere in maniera proprio formale che l'accordo è stato fatto. Quindi mi sento, ripeto, da sindaco e da cittadino, di fare un plauso per il cambio di idea che a quanto pare si è ottenuto dopo forse mesi di riflessioni in seguito alle nostre sollecitazioni. Sono però qui a sottolineare la mancanza, secondo me, di un coinvolgimento istituzionale che doveva essere indiscutibile, e sul fatto che è un passaggio comunque importante per tutela del nostro ospedale, che però non dà una garanzia come l'avrebbe dato il distretto unico.